Sempre più comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni si dotano di un defibrillatore, dispositivo efficace per intervenire con rapidità in caso di arresto cardiaco. Da ieri lo strumento salvavita è stato installato in piazza Umberto I a Controne. Ne danno notizia il sindaco e l'amministrazione comunale, i quali hanno informato la cittadinanza di aver provveduto all'installazione di fianco all'ingresso del municipio di un defibrillatore pronto all'uso in caso di emergenza, che sarà pienamente operativo nei prossimi giorni. La tempestività delle operazioni di soccorso, affermano dal comune, può fare la differenza tra la vita e la morte. Il defibrillatore, spiegano ancora dall'amministrazione, è stato posto in un'area videosorvegliata e a breve saranno istituiti dei corsi di primo soccorso finalizzati al corretto utilizzo dello strumento, aperti a tutti quanti vogliano prenderne parte. Anche nel Vallo di Diano, a Buonabitacolo, da pochi giorni è presente un defibrillatore posizionato all'ingresso della sede municipale. Donato alla comunità dagli amici del vicolo, Michele Marchesano, Vincenzo Orlando e Roberto Russo, che hanno acquistato il defibrillatore con i proventi derivanti da un loro CD inciso dopo 25 anni. Il gesto è davvero importante, ha affermato il sindaco Giancarlo Guercio, e a nome di tutta la comunità sono grato a chi con tanta sensibilità ha voluto offrire a chiunque ne avesse bisogno un mezzo per salvarsi. L'iniziativa è ancora più significativa perché ci permette di ricordare un altro amico del vicolo, il compianto è sempre tra noi, Gianluca Romano, che è scomparso prematuramente proprio a causa di un infarto. Un bel gesto di solidarietà, dunque, che ha dotato la comunità di Buonabitacolo di un importante strumento per l'utilizzo del quale l'amministrazione sta programmando un primo corso in autunno con esperti della materia.